Partita vinta, partita difficilissima, in tutti i quarti comunque dal batticuore, dove non c'è mai stato mai un largo vantaggio, e l'Enic pian piano, dopo essere stata sotto tra secondo e terzo periodo, è riuscita ad andare sopra, anche con una bomba importantissima tua, assieme a quella di Fassoni, che probabilmente a quel punto hanno scavato il gap decisivo. Sì, la partita è stata equilibratissima, noi siamo stati bravi a partire bene, siamo andati sopra 10, poi loro sono rientrati, hanno giocato la loro pallacanestro fatta di corsa e di grande ritmo, e noi siamo stati bravi a restare attaccati alla partita, e nel finale abbiamo trovato qualche canestro importante e siamo stati bravissimi a portarcela a casa, perché adesso dipende solo da noi, ecco, ci siamo messi nella condizione che dipende da noi e non siamo legati da altri risultati. Ecco, la prossima infatti è Domodossola, partita ancora più complessa, come dicevi giustamente, da vincere a tutti i costi, anche vedendo il risultato poi di stasera, col gruppo Pampero però a supporto. Il gruppo Pampero è una cosa clamorosa, io ho i brividi tutte le volte, perché mi è capitato di giocare in campi molto caldi, però vedere dei ragazzi che ieri sera all'allenamento sono venuti in 25 a farci cori durante l'allenamento per farci capire che sono vicini a noi, ci hanno lasciato una lettera in settimana, e per loro, per la società, per ognuno di noi è giusto andare là e cercare di fare la miglior partita possibile. L'importante è venire via con i due punti, perché vorrebbe dire che ci siamo guadagnati dei play-out che probabilmente nessuno a dicembre pronosticava, ecco, era un obiettivo che avevamo da inizio anno, però a dicembre nessuno pensava così. Noi andremo là, ci avremo il gruppo Pampero che vorrà sicuramente essere presenti, e dobbiamo provare a portare via due punti in tutte le maniere, anche 37-36, non lo so, quello che vi pare, però dobbiamo riuscire a portare via la vittoria.